Cara Santa Lucia, è già dicembre e penso a te. Sulla porta ho preparato il fieno e l'acqua al tuo asinello. Quanta strada avrai percorso per arrivare fino a qui? Da ora puoi riposarti un po' a casa mia se vuoi. Cara Santa Lucia, chissà quanto sarai bella con il tuo vestito bianco, il velo sui capelli neri. Col tuo campanello arrivi senza dire una parola, con te porti i doni. Se brava sarò stata con mamma e papà. Cara Santa Lucia, la letterina è già pronta. Ho pensato anche ai bimbi che han bisogno più di me. Porta anche un po' di pace dove pace non ce n'è. Porta amicizia e amore a tutti, perché tutti sono uguali a me. Cara Santa Lucia, è già dicembre e penso a te. Sulla porta ho preparato il fieno e l'acqua al tuo asinello. Quanta strada avrai percorso per arrivare fino a qui? Ma ora puoi riposarti un po' a casa mia, dove io ti aspetterò. Brava Jenny Gandolfi, benvenuta a Cremona 1, ciao. Grazie. Benvenuta, ciao, complimenti, piacere. Cara Santa Lucia, beh, il titolo era facilmente intuibile, grazie anche a Gregory Zamboni che ti ha accompagnato alla chitarra, che tra poco rivedremo. Intanto ti invito a sederti. Certo. Salutiamo tutti i nostri telespettatori, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Ore 12, che oggi è cominciata così in maniera musicale, ci fa piacere, come accade ogni tanto quando possibile, proprio il venerdì in diretta dagli studi di Cremona 1, una puntata anche oggi particolarmente ricca di ospiti, di collegamenti. Come vedete è assente Cristina Coppola, l'abbiamo così invitata a raccontarci un po' qualche cosa riguardo agli addobbi di Natale. Infatti tra poco ci collegheremo con lei per scoprire qualche trucco per addobbare nel migliore dei modi le nostre abitazioni, i nostri alberi, le nostre tavole delle feste. E a proposito di feste, appunto, Santa Lucia tra 10 giorni, attesissima, una tradizione molto viva da sempre, che continua a essere portata avanti anche per i più piccoli in questo 2016. Allora, fra 10 giorni arriverà l'atteso appuntamento. Sappiamo chi ha figli in casa, insomma, che c'è una sorta di countdown, deve affrontare questo countdown. E approfittiamo appunto di questo pretesto legato a Santa Lucia e alle canzoni legate alle festività per conoscere meglio Jenny Gandolfi. Allora, da Mantova. Vengo da Mantova. Precisamente una provincia, dalla provincia di Mantova. Ecco, allora ci racconti un po' delle tappe della tua carriera, quando hai iniziato a allora cantare? Io ho iniziato a cantare, ho iniziato tardi, nel senso che ho iniziato nel 99, avevo 19 anni. Sembra un'era ormai passata. A chi lo dici? Ci picchia. No, la mia carriera musicale invece parte molto prima, nel senso che ho iniziato nel 92 studiando sax contralto, un po' pianoforte. Quindi prima ti sei avvicinata alla musica attraverso gli strumenti, esatto, lo studio degli strumenti, e poi esatto, insomma ti sei avvicinata al canto. Esatto. Tanto da diventare poi insegnante di canto. Esatto. Attualmente sono insegnante di canto, cantautrice, e sto studiando anche musicoterapia.
al Conservatorio di Mantova. Ah, addirittura, c'è anche questa... Esatto, come dire, mi sono buttata totalmente nella musica. Eh beh sì, decisamente, anche musicoterapia che è sempre più diffusa, no, come certo, terapia. Certo, sì, per fortuna sì, per fortuna sì, sì, perché la musica è ovunque e serve comunque sempre a chiunque. Che già di suo è una terapia, basta esatto, ascoltarla e già aiuta a risolvere anche passaggi e momenti difficili. Tra l'altro adesso potremo vedere una piccolo spezzone del tuo video, sì, oggi che cos'ho, che ha ottenuto tra l'altro su Facebook già un sacco di visualizzazioni. Sì, sono più di 5.000 visualizzazioni. E Facebook, tra l'altro è un pezzo questo che farà parte di un CD che stai preparando. Esattamente, del prossimo album che spero sia pronto a breve, speriamo, perché... Sono in corso i lavori. Certo. Dove lo hai registrato? L'abbiamo registrato un po' in provincia di Mantova e un po' in America. Ah, addirittura, dove? Sì. Non si può dire. Ah, ok. E allora sentiamo questo e vediamo anche questo video. Oggi che cos'ho? Allora cosa c'è? C'è che forse sta cambiando qualcosa dentro me. Non ho voglia di giocare a rincorrere i miei sogni. Mi alzo ed apro il frigo, anche quello vuoto ormai. Il telefono che squilla, c'è qualcuno coi suoi guai. La mia corsa inizia qui, più frenetica che mai. Oggi è un giorno nuovo, ma che ormai conosco già. Apri le tue braccia, amore mio, oggi voglio correre da te, sentire il tuo profumo, fermare il tempo e il mondo, dimenticare anche che giorno è. Tienimi ancora un po' con te, cancella i pensieri che assillano la mente, non lascia respirare, voglio solo il tuo calore dentro me. Mi sembra di capire che anche il destino ce l'ha con me. Esco di casa senza chiavi, torno indietro e poi mi accorgo che quella casa non è neanche casa mia. È una vita così strana, ma questa è la vita mia. Finalmente salgo in macchina e la radio accendo, poi dimentico i problemi, i pensieri, tutti i guai. Sto correndo verso il sole e le nuvole se ne vanno, l'arcobaleno sta arrivando, sto volando verso te. Apri le tue braccia, amore mio, oggi voglio correre da te, sentire il tuo profumo, fermare il tempo e il mondo, dimenticare anche che giorno è. Tienimi ancora un po' con te, cancella la mente, non lascia respirare, voglio solo il tuo calore dentro me. Oggi che cos'ho con Jenny Gandolfi, complimenti per la musica e anche per il video, molto bello, tipico paesaggio padano. Esatto. Registrato quindi qui in zona, sì, insomma, sì, nel Mantovano. Nel Mantovano sempre. Veramente molto bello, molto, molto piacevole. E, dicevamo, tra l'altro vedevo che è proprio di recente, qualche mese fa, hai ricevuto due premi come miglior testo e miglior composizione, anche perché ricordiamo che Jenny è, verrebbe da dire, soprattutto una cantautrice, quindi esatto, sei l'autrice dei testi. Esatto, dei testi e della musica. E della musica. Esatto, certo, sì, perché scrivo tutto io. Le canzoni mi arrivano di notte mentre dormo, purtroppo, perché poi mi tocca svegliarmi e trascriverle velocemente, se no le perdo. La matita e il taccuino, esatto, sul comodino. Sì, sì, sempre, nel cassetto in realtà, ma comunque sono lì. Volevo dire che ho scritto attualmente una cinquantina di brani. Beh, complimenti. Tutti depositati regolarmente in SIAE, chiaramente dobbiamo fare le cose con calma perché occorrono tanti soldi per fare gli album e quindi siamo al secondo. E vorrei ricordare che fa parte del primo album la canzone Di Notte, che attualmente è stata richiesta per rientrare nell'album Artisti Uniti Contro il Cancro di Vite Records, ed è attualmente venduta su iTunes.
Poi, è giusto ricordarlo perché comunque certo. Voglio dire, è un modo anche per raccogliere contributi e a favore di questa causa. Abbiamo esatto. visto anche altre splendide foto in parte scattate durante live. Sì. Quanti concerti ti capita? Allora, non ne faccio tantissimi, ma ne faccio comunque, perché cerco di fare cose piuttosto Beh, sempre piacere, di classe, è piacevole ecco. no, avere comunque certo. il pubblico davanti e per avere anche un feedback, una reazione. Assolutamente. Ecco, le foto che abbiamo visto prima erano quelle che riguardano il concerto che ho fatto il 21 agosto in San Sebastiano a Mantova. Mm-hmm. Queste foto qua, esatto. E questa invece fa parte del video. Volevo dire che i miei brani sono soprattutto impegnati. Sto andando controcorrente perché so benissimo che adesso i giovani vogliono cose fresche, cose che arrivino, che poi vanno. Ma quali sono i temi che preferisci raccontare? Ma io preferisco raccontare della vita, mm-hmm. nel senso amore, gioia, tristezza, guerra, quindi pace, emozioni e sentimenti. Emozioni e sentimenti, sì, ma anche cose che accadono, non so, adesso dico una sciocchezza, ma le guerre che stanno succedendo in questo momento, non so, magari accade una cosa in particolare, ad esempio l'anno scorso a Mantova è morto un barbone e mi era rimasta impressa questa cosa, quindi poi arriverà quindi il brano Buon Natale. Ti ha ispirato questa vicenda così, esatto. Così triste. Beh, insomma, in queste ore dovresti, se ci dovessimo basare sulle emozioni, sugli argomenti di queste ore, ti toccherebbe una canzone sul referendum, però... no, non la è, politica la lascio no, fuori. No, non ispira, non ispira più di tanto. No. Allora, stavamo dicendo, Jenny sta preparando il nuovo CD anche con l'aiuto di Gregory, è vero? Esatto. Che ti occuperai della post-produzione. Pre e post. Pre e post e durante perché suono anche all'interno del disco e niente, adesso abbiamo registrato i brani e siamo in fase di mixaggio, quindi è un momento anche un passaggio è abbastanza delicato, critico, delicato. bisogna stare attenti, curarlo bene anche esatto. perché poi a seconda dei periodi ci sono, no? si ricerca un tipo di suono un po' più avvolgente, un po' più caldo, sì, abbiamo cercato sonorità più acustiche, mentre sul primo album che abbiamo fatto con Jenny era propriamente pop a tutti gli effetti. Qui invece un po' più intimista, un po' più acustico, sì, se vogliamo. Sì, come abbiamo sentito nel video. Infatti. Ma il CD si chiamerà quindi Oggi che cos'ho? È probabile. Ah, quindi ancora ufficialmente non è stato... No, non è ancora stato scelto. Tra l'altro hai un buon rapporto anche con i più piccoli, mi pare di capire. Tantissimo. Anche io li adoro. Anche perché allora, ti capita di dirigerli. Esatto. Ho attualmente dei cori con dei bambini piccoli, ma faccio anche dei progetti alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie. Proprio di musica sto lavorando come tirocinante di musicoterapia. Amo tantissimo i bambini, mi piacciono da morire, infatti il brano che abbiamo ascoltato prima è proprio una Santa Lucia vista con gli occhi dei bambini. Mi piacciono veramente da morire, è bellissimo lavorare con loro perché ti danno tantissimo, perché tu ti ritrovi con delle persone semplici, perché chiaramente sono semplici, i bambini sono schietti. Ti dicono anche la verità di quello che pensano e quindi la cosa più bella che c'è è la sincerità delle persone, che sinceri bello e diretti, e sicuramente avere a che fare con i più piccoli insomma aiuta insomma a tornare un po' con i sì. piedi per terra, no? Perché esatto. gli adulti a volte si lasciano un po' trasportare delle condizioni sociali. Allora, volevo dire questo, ma a questo punto direi che prima abbiamo parlato di Santa Lucia, quindi possiamo ormai salutarci parlando invece, andando un pochino più avanti sì. Di Natale. Ah, scusami, volevo interromperti un secondo. Volevo ricordare che il primo album si intitola Crescere. Uh-huh. E con il brano Crescere ho vinto il Balla Bella Radio Festival, che mi ha garantito insomma un passaggio su Rai 1 Mattina Estate con il brano Crescere, che è stato molto apprezzato ai tempi, insomma, ma ancora tuttora in auge, diciamo. Quindi questo album si trova su iTunes mm-hmm. attualmente. E niente, adesso vi diamo appuntamento con il prossimo album, che speriamo esca intorno a gennaio-febbraio al massimo. Live previsti già? Live, dovrei fare un live a Milano, nella zona di Milano, però non si può ancora dire la data. Non è ancora stato definito con precisione. Non è stato ancora definito. E allora, in attesa del nuovo CD di Jenny Gandolfi, naturalmente bocca al lupo a te e a tutti i tuoi collaboratori e musicisti che ti aiutano in questa nuova avventura. Ci lasciamo con un Buon Natale?
Esatto. Benissimo. Allora, complimenti. Grazie Jenny mille. Gandolfi con Buon Natale, Buon Jenny. Natale. Grazie. È Natale. È Natale anche quest'anno. E la neve anche quest'anno scenderà. Le luci, le case tutte bianche. Ed i cuori più caldi renderà. Nel cielo il fumo dei camini, dei fuochi al caldo accesi, di chi al caldo resterà. E quegli alberi di addobbi colorati, per i più fortunati un dono ci sarà. Buon Natale a chi una casa non ce l'ha, a chi quel fuoco non scalderà, a chi cerca la magia e trova solo povertà, a chi cerca un po' d'amore e trova solo ipocrisia, a chi prega per la pace, perché la guerra finirà. Bello è il Natale, che il ghiaccio scioglie per un giorno, ma il mondo mai non cambierà. Il presepio, Gesù che ogni anno, sempre più ricco, al caldo nascerà. Vorrei che un giorno sulla terra regnasse quella pace che unisca l'umanità. Vorrei che un giorno quella guerra finisse in un fiume di amore e civiltà. Buon Natale a chi una casa non ce l'ha, a chi quel fuoco non scalderà, a chi cerca la magia e trova solo povertà, a chi cerca un po' d'amore e trova solo ipocrisia, a chi prega per la pace perché la guerra finirà. Jenny Gandolfi e Gregory Zamboni alla chitarra, grazie, complimenti. Grazie e a allora, voi. Auguri anche per le prossime festività, oltre che per il CD. Grazie, allora lasciamo questo primo momento musicale della nostra trasmissione, trasmissione che oggi tra l'altro ci porterà a parlare dei romeni presenti a Cremona, in particolare della festa nazionale della Romania, celebrata ogni anno il 1° dicembre dalla Costituzione della Romania, il 1° dicembre 1918, e più tardi infatti ospiteremo appunto alcuni esponenti della comunità
romena cremonese che ci racconteranno della festa organizzata. E poi avremo altri ospiti che ci consentiranno di ricordare un'inaugurazione di una mostra a Tapirulan domani pomeriggio, una mostra che ci farà sognare perché ci porterà nel mondo del cinema. E parleremo poi anche di produzione di latte, lo faremo con altri ospiti sempre nel corso della nostra trasmissione. Poi ci collegheremo con Cristina Coppora che oggi si trova a Gadesco. Prima però parliamo della nostra programmazione. Vi ricordo che io, come ogni venerdì sera alle 20.30, torna l'appuntamento con la dottoressa Annalisa Subacchi, dietologa e nutrizionista. L'appuntamento è con Imperfetta Salute alle 20.30, condotta da Federica Bandirali. Oggi si parlerà in particolare dei cibi e del relativo gonfiore addominale. Alle 21 poi, come ogni venerdì, l'appuntamento con Punto Verde. Di cosa ci parleranno oggi Giovanni Rossi e Giorgia Boccalini? Sentiamo. Sarà una puntata interamente dedicata alla provincia di Cremona, quella che vedremo stasera alle 21 su Cremona 1, tra coltivazioni e realtà tipiche della zona e qualcosa invece di decisamente alternativo. È il caso ad esempio del bambù. Con Punto Verde stasera andremo a Credera a Rubiano, nel Cremasco, in una piantagione appunto di bambù. Conosciuto come l'acciaio vegetale per le sue particolari doti di resistenza e di adattamento agli utilizzi più disparati, ne scopriremo di diverse varietà, da quello gigante a quello cespuglio. Insieme conosceremo un sacco di curiosità. Sapevate, ad esempio, che la pianta di bambù è una delle specie con la crescita più veloce e può allungarsi fino a un metro in sole 24 ore? A Castelverde, invece, appena fuori Cremona, faremo un tuffo nella tradizione con una visita in un'azienda agricola praticamente autosufficiente. Ci sono i maiali, con cui viene preparato dell'ottimo salame cremonese, poi il frumento, per farne un ottimo pane a chilometro zero, forno direttamente in azienda, e ancora orzo per una birra 100% cremonese. Ci saranno poi le nostre rubriche, il proverbio, il meteo, la storia di Silvia Galli. Appuntamento quindi stasera alle 21 con Punto Verde. Alle 21 con Giovanni Rossi e Giorgia Boccalini, Punto Verde, subito dopo alle 22 ti racconto Cremona con il Lacrarte e vediamo oggi cosa scopriremo. Durante i due secoli di controllo politico della casata degli Asburgo di Spagna, Cremona assunse l'aspetto che in gran parte mantiene ancora adesso. E la cattedrale come si è trasformata in questi due secoli? Nelle prossime puntate di Ti racconto Cremona, in compagnia delle guide del CRART, andremo alla scoperta di come è cambiato il volto della chiesa principale della città, a partire dal racconto della figura di Francesco Sfondrati e il monumento a lui dedicato che si trova nel transetto sud. L'arte in cattedrale subisce una notevole modifica nel periodo post-Concilio di Trento, quando Antonio e Giulio Campi assumono i maggiori incarichi decorativi, tra i quali la tela dell'altare di San Michele e il compianto sul Cristo morto del transetto nord. Le opere si fanno sempre più portatrici di contenuti religiosi, che trovano attuazione concreta nella vita cittadina, creando un legame sempre più forte tra immagine e storia. Di questo e di altro si parlerà nella nuova puntata di Ti racconto Cremona, in onda stasera alle 22 su Cremona 1. Questi alcuni cenni relativi alla nostra programmazione di questa sera, un venerdì ricco come sembra. A questo punto siamo pronti per collegarci con Cristina Coppola che si trova a Gadesco presso la sede di un noto vivaio molto apprezzato e anche molto grande, si chiama Idea Verde, in un vivaio per raccontarci come allestire le nostre case, le nostre tavole nei giorni di festa. Cristina, a te.
Allora sì, Giovanni, un saluto a tutti i telespettatori di Ore 12. Ci troviamo proprio qui, Idea Verde Maschi, anche perché con la signora Loredana poi ne parleremo. Siete stati voi che avete addobbato splendidamente il nostro studio. Allora abbiamo deciso di venire a scoprire un po' quali sono le tendenze di quest'anno e ad avere qualche consiglio utile per il Natale. Ci stiamo avvicinando al Natale e qui intanto cominciamo a vedere un sacco di decorazioni. Quali sono le tendenze di quest'anno? Dunque, la tendenza di quest'anno è il rosso che, come dicevo altre volte, è sempre di moda, il rosso, e le tendenze, la casina nuova che si illumina, questa l'accendiamo per, ecco, regolare. L'accendiamo ecco, per mostrarla ai nostri telespettatori, e poi, tante e poi le solite candele, i vasi trasparenti da decorare, i portacandele, insomma di tutto e di più, allora, palline e decorazioni nuove. Andiamo insieme con il nostro operatore Marco Zambelli, venga con me signora Loredana, perché noi proseguiamo magari a scoprire un po' degli oggetti che ci sono qui proprio intorno a noi. Gli addobbi degli alberi, la moda di quest'anno sono queste palle con i coralli, molto belle queste. Non sono rotonde? No, queste non sono rotonde, sono palle schiacciate queste. E poi la solita pallina comunque rossa e bianca, ci sono queste trasparenti, anche così. Trasparenti che si trovano poi in tanti colori, c'è l'argento, l'oro, il verde anche quest'anno. Ma la corsa all'allestimento dell'albero di Natale, all'addobbo della casa, quando comincia? Perché mi stava dicendo che si sposta sempre più avanti ultimamente, negli ultimi anni. Allora, diciamo che come addobbo partono presto. Ecco, allora vengono, guardano intanto. Quello che è il regalo aspettano sempre un pochino più avanti. Quindi l'addobbo si parte presto, e di solito la tradizione cosa vede di più? L'albero, il presepe o altre idee? L'albero va per la maggiore sempre, poi vabbè c'è il presepio e poi ci sono tutti gli altri addobbi che possono essere festoni piuttosto che la coroncina, la ghirlandina, la stella. La stella di Natale, poi ne vedremo anche di bellissime, ma tra le cose appunto, proprio perché questo è un vivaio, tra le cose più richieste ci sono anche i centri tavola. Quindi tra poco andremo a scoprire come si fa un centro tavola. Certo, molto volentieri vi faccio vedere. E allora noi ti restituiamo la linea per il momento, Giovanni, poi tra poco andremo insieme, cercherò di imparare anch'io a realizzare un centro tavola per una tavola natalizia. Grazie, mi raccomando, anche il resto, poi dovrai pensare anche al resto, non solo al centro tavola, ma a tutte le pietanze, quindi conto su di te, grazie Cristina, più tardi. Ok, occupiamoci adesso della nostra agenda e di alcuni appuntamenti che animeranno il weekend a Cremona e dintorni. Per esempio domani sera alle 21 a Casal Buttano, al Teatro Bellini, in scena Ancora in volo, uno spettacolo di e con Beppe Bianco e con Francesca Miglioli, Jennifer Rastelli, Enrico Tomasoni e Alessandro Usardi, diretti da Beppe Arena. Sempre per il teatro, una proposta originale, sempre domani sera alle 21 al Teatro Monteverdi di Cremona, il gruppo teatrale dell'IS Beltrami Ghisleri, il gruppo Colpo di Scena, presenta sotto la regia di Maria Annunzia Peruzzi la riduzione per le scene di un dramma in versi, Vassim, storia di un migrante, scritto da Vincenzo Montuori. Il dramma illustra la storia di un migrante afghano. Vita Cattolica settimanale, ne abbiamo parlato anche noi durante questa settimana, pensate, compie 100 anni e festeggia questo traguardo. Questo pomeriggio al Museo del Violino ci sarà un convegno per ripercorrere almeno in parte i 100 anni del settimanale La Vita Cattolica con il direttore Vincenzo Rini, poi ci sarà Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, ovviamente ci sarà il vescovo Napoleoni, il sindaco Galimberti e ci sarà anche spazio per la musica. Cambiamo argomento, il Maiale in Tavola, sesta edizione a Busseto, domani e domenica per tutti gli amanti del genere. Ancora un genere diverso ci porta invece a Salò, domani mattina quando
alle 11 alla Musa, il museo di Salò, sarà presentato il libro di Marco Vinicio Bissolotti, Francesco Bissolotti reinterpreta Gasparo da Salò. Anche di questo abbiamo parlato nei giorni scorsi, la vicenda di questa dinastia di liutai, appunto i Bissolotti di Cremona, il cui capostipite Francesco ha riscoperto appunto i violini della tradizione bresciana, quelli proposti da Gasparo da Salò, con una grande esportazione soprattutto verso gli Stati Uniti. Prosegue a Castelvetro il ciclo dalla parte di Penelope, un ciclo di incontri a sostegno della donna contro la violenza di genere. Domenica pomeriggio alle 16.30 ci sarà ospite Sara Rattaro, scrittrice vincitrice del premio Bancarella 2015, che presenterà Splendi più che puoi. Sarà presente anche Letizia Platè, giudice presso il Tribunale di Cremona. Vi ricordo che la prossima settimana, in particolare lunedì, martedì e mercoledì, agli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore saranno in vendita le stelle di Natale a favore dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Tra l'altro vedete che la sosteniamo anche noi, vedete qui il cartellone, e queste sono le stelle di Natale che adornano e rallegrano il nostro studio. Quindi mi raccomando, con 12 euro ve la portate a casa e sostenete appunto l'attività dell'AIL lunedì, martedì e mercoledì presso gli ospedali di Crema, Casalmaggiore e di Cremona. E poi invece nel prossimo weekend, o meglio dall'8 al 11 dicembre, in tante piazze italiane la vera e propria 28esima edizione dell'iniziativa Stelle di Natale. Pensate, fatemi leggere che leggevo prima, ecco qua, pensate che l'anno scorso sono state distribuite 557.000 piante in 4.674 piazze e l'AIL ha ricavato 7.300.000 euro. Beh, insomma, mica male. Oh, tra gli appuntamenti, tra poco parleremo di una inaugurazione a Tapirulana, in corso 20 settembre, annunciata per domani pomeriggio, un'inaugurazione che ci porterà non solo nel mondo dell'arte, ma anche in quello del cinema. Ne parleremo tra poco, adesso una breve pausa. Eccoci di nuovo in studio, 12.36 minuti in diretta in questo venerdì 2 dicembre, perché vogliamo ricordarvi che domani pomeriggio alle 17 a Tapirulan, in via 20 settembre a Cremona, ci sarà una doppia inaugurazione da non mancare. Intanto perché torna il concorso e poi perché ci sarà modo di parlare di cinema. Intanto vi presento subito Fabio Toninelli, che appunto è il responsabile di Tapirulan. Buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno, bentornato. Vi state preparando perché domani sarà una giornata importante. Intanto si torna a parlare del concorso della Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei, che è il vostro concorso che fate ogni anno con un sacco di... Dodicesima edizione. E poi soprattutto ci sarà una mostra intitolata Per un pugno di colori. Allora, Per un pugno di colori, qualcuno ovviamente ricorderà Per un pugno di dollari, i grandi film di Sergio Leone. Perché? Perché saranno in mostra una serie di realizzazioni splendide di locandine realizzate appunto per i grandi film. L'autore è appunto Renato Casaro, e guardate un attimo questa locandina, giusto per citare, ecco, per citare qualcosa di cremonese con Ugo Tognazzi, ecco. E questa è una delle tante realizzazioni di Renato Casaro che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Allora, Per un pugno di colori, da domani alla fine di gennaio, se non ricordo male, fino al 29 di gennaio, sarà possibile ammirare quanto realizzato da Renato Casaro nel corso di quei 3-4 anni in cui lei ha lavorato. Beh, direi un po' di più. Quando ha iniziato? La vita, a 18 anni. Sì. La passione, però ufficialmente... diciamo nel mercato sui 20 anni, ecco, dopo 2 anni di gavetta di studio sono entrato nel mercato. Nel mercato che lo ha reso poi un vero e proprio maestro dell'illustrazione cinematografica, con oltre 1000 locandine realizzate appunto per i film tra i più grandi. Noi abbiamo voluto far vedere Amici miei perché ci avvicina al cremonese Ugo Tognazzi, ma naturalmente si possono citare tantissimi film. Molti. Quindi tantissimi film e tantissimi registi e interpreti con cui bene o male lei ha avuto a che fare, insomma. Esatto, sì. Vogliamo citarne qualcuno? Ma direi, cominciando da Sergio Leone, perché è un mito anche per me, poi che
che ho amato sempre il western, quindi ho lavorato molto volentieri con Sergio Leone, Bertolucci, Fassbinder, poi Lelouch, tanti altri, quindi adesso i nomi sono così tanti per cui... Certo, qual è stato, qual è, diciamo, c'è un periodo o un film in particolare che ricorda con piacere? Ma direi che tutti li ricordo perché tutti hanno una storia dietro, specialmente ultimamente quando ho cercato di uscire un po' dai canoni tradizionali della pittura, cercando di adoperare altre tecniche come l'areografo e poi andando sempre cercando di essere più realista possibile, perché la tendenza era così, e anche per cambiare un po' il genere. E quindi è stato sempre un continuo evolvermi del lavoro. Ecco, naturalmente sono cambiate nel corso dei decenni anche sì. le tecniche. Esattamente. È questo, insomma, che... Sì. Tra l'altro io notavo questa cosa delle locandine disegnate, la notavo lo scorso anno quando sono andato a visitare proprio qui al Museo del Violino la mostra su Ugo Tognazzi. Sì. E appunto, circondato da queste splendide locandine, uno si rendeva conto come un tempo venissero veramente tutte dipinte, tutte disegnate. Sì, sì. Era proprio un'arte. Era l'arte particolare, molto particolare. Noi italiani eravamo veramente all'avanguardia nel campo europeo, ma anche oltre. Eravamo una buona scuola. Ecco, ma come funzionava? Cioè, lei veniva incaricato, non so, le davano del materiale, delle foto di scena? Sì, esattamente. Chiamava il produttore e cominciava da là la commissione e sì, con le foto di scena si vedeva il trailer, si era in moviola, si controllava in moviola i primi tagli, perché quando il film era pronto era anche per uscire. Quindi, e quindi dovevano essere pronte anche le locandine. Certo, era difficilmente si vedeva il film. Quindi lei non poteva aspettare la fine, doveva già dalle prime scene. Sì, perché avevo bisogno dei tempi. Certo, cogliere anche le luci che poi il direttore della fotografia voleva esattamente, dare. Esattamente, con il regista, certo. Volentieri si poteva parlare con il regista perché è fonte di idee, di stimoli anche, no? Quindi dire, guarda, da questa locandina deve trasparire, ecco, questo il fatto, per esempio, di questo di Bertolucci. Bertolucci, sì, è uno dei più bei manifesti, credo, di aver fatto, perché è stato, portato in tutto il mondo e soprattutto in Cina, insomma, tradotto in Cina il manifesto proprio. E quindi lei, insomma, ventenne, si è avvicinato a questa vera e propria arte, sì, quindi è entrato a Cinecittà, di fatto. Esattamente, 35 anni a Roma. 35 anni a Roma e poi sempre in movimento, poi in Germania, Francia, Stati Uniti, Los Angeles per 2 anni, insomma sempre in movimento continuo, però la base era sempre Roma. Certo, adesso quest'arte è stata abbandonata in parte. Esatto, con la digitalizzazione. Col digitale si è fermata proprio, ha continuato però in un modo molto, penso io... Meno artistico. Meno artistico, anche un po'... uniforme, ecco, non ha più quegli spunti d'arte o di idee o di, insomma, si è appiattito molto adoperando la fotografia. E beh, certo. Toninelli, come siete arrivati ad avere questa chicca? Beh, innanzitutto spero che si sia percepito che qua abbiamo a fianco a noi un vero e proprio monumento di quest'arte, quindi io sono quest'anno sono particolarmente orgoglioso della mostra che stiamo realizzando, che inaugureremo domani, perché ci sono davvero, qua abbiamo visto alcuni che passavano alcune immagini, ma in mostra ce ne saranno 130 suoi originali, più 130 proprio degli artwork originali, più alcuni manifesti, alcune locandine. Quindi è una mostra di cui veramente sento fortissimamente sento moltissimo, diciamo, la responsabilità di certo, ma poi insomma è un grande onore avere questa possibilità, certo. E come siamo, abbiamo chiamato Renato, per caso. Che inizialmente ci ha scambiato per una compagnia telefonica che voleva vendere qualche cosa, la famosa tapirulana. No, grazie, non mi interessa, sono già a posto col telefono. Poi dopo gli abbiamo spiegato che non volevamo fargli cambiare operatore telefonico. Ma volevamo invitarlo come ospite d'onore alla nostra mostra internazionale di illustratori contemporanei. Ci siamo incontrati. È stato subito un feeling
particolare. No, da parte nostra, sì, da parte sua. No, ma lei era già venuta a Cremona? No, devo dire la prima, anzi, ecco, era il primo, la prima mattinata in Cremona. E vede, subito in TV, giusto per prendere. Perfetto. Non ha neanche visto la città, ha visto subito gli studi. No, ma subito in TV così non sente la mancanza di Roma, diciamo, con tutte le... No, a parte tutto, ma quindi ci fa piacere anche questa occasione, no? Per adesso tra un po' sì. Avrà modo di visitarla, speriamo. Mi dicono cose... Si può lasciarlo qua fino a domani, perché non vogliamo fargli vedere la mostra prima, non sappiamo dove mettere. Sono curioso, veramente curioso di... Certo. Non mi hanno voluto, è tutto top secret. Top secret. Vabbè, comunque penso che scoprirà una città che, sì, che merita anche di essere ritratta in qualche opera. Io farei un attimo un passo indietro perché appunto ci occupiamo del concorso internazionale, giunto, dicevamo, questa mostra internazionale di illustratori contemporanei alla 12ª edizione. Oltre 650 illustratori da 45 paesi hanno inviato le opere ispirate proprio al cinema. C'è anche una vera e propria classifica, no? Quali sono i registi che hanno ispirato di più gli illustratori? I classici, Fellini, sì. Kubrick, Hitchcock moltissimo, insomma i classici sono stati, diciamo, leggo anche Charlie Chaplin, esatto. Ha realizzato la locandina del grande dittatore, giusto per così. Uno appena si muove con Casaro c'è subito una citazione. È incredibile perché io a volte cercando in rete il suo materiale vedevo un film e dico pure questo ha fatto, poi guarda un altro anche questo. Si era fa prima continuo. A dire quelli che non ha fatto. Sì, era un continuo. E tanti poi non li ricordo proprio, tanti minori magari ma non li ricordo perché mi salto. Questo l'ho fatto, sì, l'hai fatto tu. Ecco. E che ha visto la mostra che tu citavi prima, la mostra sui manifesti di Tognazzi l'anno scorso, è già entrato in confidenza in parte con il lavoro di Renato, ne ha fatti parecchi. E in mostra ci sarà anche appunto una piccola sezione, diciamo, riservata, essendo a Cremona, appunto, a Tognazzi, perché a partire dal più famoso, Amici miei, esatto, e poi anche il Vizietto 3, il Vizietto Amici 3. Miei 2, e nel nome, insomma, ne ha fatti tantissimi che non voglio citare per non tediare gli ascoltatori, ma ne ha fatti davvero tanti. Tornando invece al concorso, sì, l'operazione era proprio quella di cercare di riavvicinare, abbiamo detto prima che è un'arte che si è un po' persa, c'è ancora qualcosa ogni tanto che esce con delle illustrazioni, però se è un'arte che si è spostata, diciamo, verso un altro digitale, orientamento, sì. E quindi noi abbiamo chiesto agli illustratori di partecipare inviandoci un'immagine, una scena di un film reinterpretata con il proprio stile, con la propria tecnica. Ed è stato, devo dire, piuttosto divertente vedere come gli autori hanno così cambiato le carte in tavola delle varie scene di film. Ci sono stati, come dicevamo prima, molti film che sono stati reinterpretati molte volte. Non so, La finestra del cortile è stata, per dire... Torna varie volte. E comunque di tutti questi 650 appunto inviati, ne saranno esposti 48. 48 selezionati, sì. E 48 selezionati. E tra questi poi ci saranno naturalmente i vincitori. Sono due premi, il premio della critica assegnato dalla giuria che era presieduta dall'ospite Renato Casaro, c'è un primo premio di 2000 euro e poi il premio popolare che per il più votato dai nostri utenti, da chi vota sul sito, è un premio di 500 euro. Ma insomma, ma lo sapevano che sarebbero stati giudicati da Casaro, perché è roba da far tremare le gambe. Anche se devo dire, lui è stato molto morbido. Sono bravi, veramente eccezionali. Gli facevo vedere i disegni e diceva, ma questo è bello, questo è bello. Insomma, gli piaceva tutto. Era molto generoso. No, è che sono bravi, diciamo la verità. Quindi questo significa che potrebbe ritornare... È quello che ci auguriamo. Ma per chiudere, Casaro, qualche aneddoto ne avrà decine, magari con qualche personaggio? Ma sì, tanti. È difficile dirne uno in particolare. Anche perché insomma, poi lei in qualche caso aveva occasione di vedere i registi sempre. Certo, ma in qualche caso gli interpreti, ma non adesso sempre. Adesso mi viene così il primo con Lelouch, che aveva prodotto, fatto la regia di Les Uns Les Autres in Francia, un spettacolo eccezionale, un film. E in Italia non si poteva tradurre Les Uns Les Autres. Allora in Italia abbiamo detto, hanno detto facciamo Bolero. E lui, Bolero. E questo, Lelouch si è spaventato perché non accettava di avere titoli cambiati.
fatto il bozzetto, mi ha detto fai il bozzetto definitivo con la scritta Bolero inserita dentro. Siamo andati a Parigi da Lelouch. È stato entusiasta, dice, ecco qui, questo è il titolo, convinto a cambiare titolo. Ha dato il titolo alla, sì, al film di Deluce, sì. Eh beh, immagino. Bene, allora appuntamento domani, corso ovviamente settembre a Cremona, sede di Tapirulan, per questa mostra che andrà avanti fino alla fine di gennaio. Posso aggiungere un'altra piccola cosa? Che alle 16 nella nostra associazione c'è l'inaugurazione della mostra di Sylvie Bellot, che è colei che ha vinto l'anno scorso anno. Poi ci trasferiremo invece a Santa Maria della Pietà, alle ore 17, dove c'è l'inaugurazione vera e propria della mostra CHAC, la mostra internazionale del concorso, con la sezione interamente riservata a Renato. E rivolgo soprattutto un invito a quelli della mia generazione che amano tantissimo Bud Spencer e Terence Hill o quel genere di film, ci sarà, diciamo, avranno modo di illustrarsi gli occhi con le immagini di Trinità, di Io sto con gli ippopotami, tutte immagini realizzate da Renato. Grazie a Fabio Toninelli e grazie naturalmente a Renato Casaro, complimenti. Grazie. Adesso di nuovo collegamento con Gadesco, dove ci aspetta Cristina Coppola. A te Cristina. Grazie Giovanni, allora come promesso adesso parliamo di centri tavola, adesso ne vedete due inquadrato, uno sui toni del bianco, uno con un po' d'oro che richiama natalizio, poi ne abbiamo degli altri rossi, ma noi vogliamo insieme a Loredana, insieme alla signora Emilia che ci ha raggiunto in questo momento, crearne uno in diretta proprio per voi, spiegando quindi come si fa. Quindi Loredana venga pure accanto a me, così intanto noi descriviamo il lavoro che sta facendo Emilia. Okay. Sì. Allora, indipendentemente dal contenitore, si procede mettendo un pezzo di spugna, si infila la candela e si tagliano tutti i rametti di pino, a seconda della misura che ci serve. E in questo caso sta facendo un centro tavola fresco, con fiori freschi, e del pino, e sta mettendo del pino, dell'agrifoglio, qualche bacchetta, poi inserirà questi caps, che sono dei fiori esotici. Si parte sempre dall'esterno, no? Si parte sempre da una base, sì. Si fa la base e poi si completa con tutti i materiali che vogliamo usare. Siete velocissimi, intanto avete una manualità speciale, ma anche perché siete proprio abituati a farne tutti i giorni. Esatto, no? A forza di farne, sì, ci si prende proprio la mano e poi bisogna abituarsi a fare le cose alla svelta, perché quando hai un po' di gente davanti non puoi star lì tanto a fare le cose. Si fanno bene, per l'amor del cielo, però ecco, bisogna proprio fare alla svelta. Ecco, fatto da Emilia sembra di una semplicità estrema. Adesso però io voglio capire, se fossi a casa da sola, sì, se c'è qualche segreto, qualche consiglio particolare. Non ci sono segreti, si vede intanto che si fa, di fare una creazione che sia omogenea e simpatica, è un lavoro giusto, ha un alto o un basso e a seconda della fantasia. Sempre un po' fantasia. Di altezza però. Un po' d'altezza, sì, perché va in mezzo a un tavolo e se no rimane un pochino basso, insomma. E i colori sono quelli del Natale, il rosso, Natale, l'oro e il rosso, verde. Rosso, l'oro e il verde. Si possono mettere delle pigne, delle palline colorate, si può fare tutto. Un fiore, anche delle rose di cera, C'erano tutti i gusti, io vedevo che con le pigne facevo un lavoro sì, molto particolare, le fai vedere? È ferrata. Allora, una l'abbiamo già realizzata, preparata. Cosa vuoi? Eccola qua. Ecco qua. Per farla stare infilata già con filo di ferro, già pronta per essere infilata. Facciamo vedere, Marco, guarda. Sì. Così si infila nella spugna. Facciamo vedere come si fa. A infilare la spugna si procede così, dal basso della pigna si gira intorno e poi si chiude col filino di ferro ed ecco fatto il gambino alla pigna, pronto per poter essere infilato. Dopodiché si prende, adesso magari lo inserisco io. Ecco, io già allora, parto qua, così. Prova a infilare, dove, qua, in mezzo alla spugna, va bene giù. Così. Devi andare giù, spinge, giù, poi magari gli dai una forma, vedi, le dai lo pieghi. E dai la forma dove ti piace di più. Allora, ecco fatto il nostro centro tavola. Non c'è un po' di neve lì? Non c'è un po' di neve? Un po' di neve, aggiungiamo la neve, perché così fa ancora più Natale. Così fa più coreografia. Ma quando capisce di fermarsi per il momento che va bene? Allora, la spugna non si deve mai vedere, perché deve essere a copertura, ok? E poi secondo l'occhio, quando sono coperti tutti i buchi, che era un bel lavoro finito, ecco. E allora, noi, Giovanni Palisto, noi siamo qua, adesso mettiamo la neve, qui nevica, ecco qua, okay, neve dappertutto. Un po' di neve. È un tipo di centro tavola, dopo ci sono tanti tipi, si può fare come si vuole.
velocità della luce, velocissime e bravissime. Grazie Emilia, grazie, grazie Loredana. Noi adesso con queste immagini che mostra il nostro operatore Marco Giambelli vi cediamo la linea, allo studio per un attimo di pausa, ci troveremo poi tra poco al termine della trasmissione per un saluto. minuti, altri ospiti qui in diretta dagli studi di Cremona 1 per ricordare una delle comunità più numerose presenti a Cremona, quella dei romeni. E allora saluto subito una loro rappresentante, Silvica Simonca, che è dell'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Italo-Romena Orizzonti Latini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Signora Simonca. Da quanti anni è a Cremona? Io sono da 10 anni. Da 10 anni a Cremona. E allora, parliamo della Romania, perché tradizionalmente il 1° dicembre la Romania festeggia, di fatto è la festa nazionale insomma della Romania, perché ci riporta al 1° dicembre 1918, quando di fatto venne creata la Romania, mettendo insieme le tre regioni storiche, la Bessarabia, la Bucovina e la Transilvania, decisero di unirsi, e quindi appunto il 1° dicembre 1918, con l'Unione si concluse il processo dell'unità nazionale dei romeni. E anche qui a Cremona si ricorda questo evento. L'anno scorso è stata la prima edizione di questa festa che quest'anno verrà riproposta lunedì pomeriggio. Innanzitutto buongiorno ancora. La festa della Romania del 1° dicembre 1918 è stata istituita dopo dicembre 1989, dopo il cambiamento... La caduta di Ceausescu, insomma, il dittatore che rimase lì per 40 anni, se non ricordo male, poi appunto cadde in maniera piuttosto cruenta, cioè venne passato alle armi, tra l'altro proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre 1989, ancora sulla rete si trovano le immagini terribili della sua esecuzione. E appunto dopo questa liberazione da Ceausescu alla fine del 1989, poi nel 1991 è stata istituita di nuovo questa festa. Questa festa che rappresenta l'unità della Romania, si compie un processo, il processo di unità della Romania, che è iniziato il 24 gennaio 1859, quando le due province, Valachia e la Moldavia, si sono unite. Festa della Romania è molto importante per noi romeni dell'estero, romeni d'Italia. In Italia siamo intorno a 1500 romeni, una comunità molto... Un milione e mezzo in Italia. Un milione e mezzo, da quale intorno a 4.000 sono a Cremona. Mm-hmm. Si festeggia in tutta Italia, in tutta Europa, e una festa importante per noi romeni all'estero, ovviamente anche per quelli della Romania. Come le festeggerete a Cremona lunedì pomeriggio alle 17 presso la sede della Confartigianato in via Rosario 5? Cosa farete? Quest'anno abbiamo avuto il contributo del Confartigianato, che hanno disposto la loro sede per organizzare la festa, anche con un contributo economico, grazie per questa occasione. E anche voglio ringraziare anche il Comune di Cremona, che stamattina mi hanno chiamato per prendere i biglietti per tutti questi ragazzi che saranno premiati, biglietti alla mostra di Toriani. Ah, ok. E tra l'altro vediamo le immagini, presumo, dello scorso anno, la prima edizione. Quindi avete premiato degli studenti? Degli studenti da tutte le scuole della provincia di Cremona. Ci hanno mandato con la collaborazione dell'ufficio scolastico. Loro hanno mandato una circolare nelle scuole, e dopo noi abbiamo ricevuto l'elenco dei ragazzi con i voti di 9 e 10. Sono stati... intorno a 50 ragazzi premiati,
E anche questo anno penso che saranno intorno a 40-45 ragazzi. E premiati insomma i più meritevoli, i più bravi. Più bravi. La motivazione di questa, di questa premiazione è per prima di stimolarli a studiare, di non rimanere a metà della strada. Ad andare avanti, per andare avanti, ma anche per sensibilizzazione nell'opinione pubblica del fatto che sono dei ragazzi che vogliono proseguire studi universitari e non, i loro genitori non hanno la possibilità. La possibilità di mantenerli all'università, e vogliamo dal prossimo anno, se è possibile, istituire una borsa di studio borsa. Per un Perfetto. Ragazzo. Perfetto. Complimenti allora all'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Italo-Romena Orizzonti Latini e grazie a Silvica Simonca che appunto rappresenta questa associazione. Appuntamento lunedì alle 17 presso la sede di Confartigianato. Complimenti, grazie. Grazie. A questo punto torniamo a collegarci con Gadesco. Cristina, a te la linea. Attenzione. Grazie Giovanni, allora adesso sono con Domenico Maschi che è il titolare di questo bellissimo negozio, adesso noi abbiamo scoperto un po' come si fanno i centri tavola, mi sono fatto dare anche qualche consiglio, poi abbiamo guardato gli oggetti e le tendenze del prossimo Natale, adesso invece vogliamo parlare di piante e di fiori, che cosa si regala per Natale Domenico? Beh, a Natale non si può non regalare la stella di Natale, il periodo di Natale, la stella di Natale fa Natale, non avere in casa almeno una stella di Natale è quasi peccato, oserei dire. Senti, però io ne vedo un po' di tutti i tipi, a parte le classiche tradizionali, ce n'è qualcuna ad alberello, ma poi ci sono anche queste che io non avevo mai visto. Mi hanno detto che in realtà non sono una vera novità, perché è un po' che le avete. Beh, quando uno la vede per la prima volta è sicuramente una novità. È bellissimo da vedere perché ha questo fiore quasi riccio, piccolo, molto contenuto, che è molto carino. La si può trovare sia rossa che gialla, che rosata. Ecco, forse quella rosata è quella un po' più originale di quest'anno, perché ogni anno arrivano nuove varietà di stelle di Natale e quindi ogni anno cambiano un attimino i colori, i fiori, e la resistenza, la durezza e quant'altro. Ecco, stelle di Natale che però non è facile mantenere da un anno all'altro, bisogna sempre rinnovare o c'è un segreto? No, molte persone invece riescono a farla durare in anno, anzi ci sono delle persone che si sfidano per farla rifiorire, per farla trasformare le foglie nel classico colore rosso del Natale. Il bello della stella di Natale è che è una pianta grassa, quindi come tale non va bagnata tantissimo. Io consiglio sempre di non bagnarla abbondantemente, di non lasciargli l'acqua nel piattino, non però di non dimenticarsi mai di lei. Grazie Domenico Maschi, grazie per l'ospitalità soprattutto qui a ore 12 e naturalmente un saluto e la linea Giovanni. Grazie, grazie Cristina. Altri ospiti velocemente per parlare di un'iniziativa che animerà alcune vie di Cremona in questo weekend, un'iniziativa a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, protagonisti i Lions di Cremona. Allora vi presento subito Gianni Fasani della Lions Cremona Stradivari, Mirella Marusic di Cremona Duomo, Lions Cremona Duomo, e Federico Nassano invece del gruppo giovani dei Leo. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Allora, che cosa, come farete ad aiutare le popolazioni terremotate durante questo weekend? Ma noi nel solco un po' di quello che è successo in tutta Italia con i Lions, avevamo appunto pensato e ci eravamo chiesti come poter aiutare i terremotati. Premetto che i Lions International ha donato la mattina dopo del primo evento $100,000 immediati, e il vicepresidente internazionale è venuto a visitare le zone terremotate e ha chiesto a tutti i Lions italiani di impegnarsi. E voi metterete in vendita questo tipico noi, prodotto? Esatto, noi ci eravamo chiesti come fare, e grazie alla nostra presidente Silvia Galli che ha contattato direttamente il presidente Lions della Valle di Norcia. Abbiamo pensato di mettere in vendita uno dei prodotti, diciamo, più classici della zona, che sono appunto le lenticchie. L'iniziativa avverrà nella sabato 10, domenica 11, saremo presenti sotto la Bertazzola, grazie ovviamente al
al, quindi sotto al Duomo. Sotto al Duomo, sì. Tradotto. E successivamente poi ci sarà anche un'altra iniziativa che mi preme sottolineare, ma della quale poi accennerà anche Mirella, che durante la festa degli auguri, alla presenza anche del Vescovo che sarà con noi, faremo appunto una lotteria proprio per portare avanti questa raccolta fondi per i terremotati. Quindi il prossimo weekend 10 e 11 vendita delle lenticchie di Castelluccio di Norcia. Quindi con una piccola offerta è possibile anche contribuire direttamente all'attività economiche delle zone di questa zona terremotata. Appunto. Ecco, altre iniziative velocemente. Allora, altre iniziative, appunto, ripeto quello che aveva detto il Gianni Fasani, che durante la festa degli auguri, con la presenza della Sua Eccellenza il Vescovo, faremo una lotteria. Una lotteria sempre a beneficio dei terremotati, che molte persone, molti sponsor hanno contribuito, veramente collaborato e ci hanno veramente donato tantissimo. Avremo una ricchissima lotteria grazie alla SNIPS di Ossago Lodigiano, di Piacenza Giuseppe, l'oleificio Zucchi, la gioielleria Bijou di Piera Brunelli, la gioielleria Bernuzzi, la gioielleria Rastelli, l'outlet Arredo Design di Filippo Bertoglio di Vescovato, Cadellora di Ferraroni Maurizio, la Fanti Grafica di Palmiro Mauro e Massimo Fanti, il Sound Taste, che sono dei vini di Andrea Bini, poi Auricchio per i formaggi naturalmente, e Milli Fortuna ancora per i salami. Quindi a questi va il nostro grazie. Perfetto. Perché ci hanno aiutato. Quando sarà questa lotteria? La lotteria sarà il 13 dicembre per alla sera, che faremo la festa degli auguri al Palazzo Trecchi. Velocissimo. Grazie. Federico Nassano, anche Leo impegnati con la vendita invece di questi pandori, panettoni, noi invece, pandori. Noi invece venderemo questi pandorini, li venderemo sabato 3 e domenica 4, cioè domani e dopodomani. Saremo sotto la galleria 25 aprile domani e invece domenica nell'ospedale maggiore, e il ricavato della vendita di questi pandorini sarà devoluto alle scuole elementari di Cremona per comprare dei kit che li possono aiutare, quindi materiale di cancelleria. Complimenti. Ma l'ultima battuta, perché il Campus Università Nova, un altro Lions, il 18 sarà presente in Corso Campi, sempre pro terremotati, per vendere stelle di Natale, Toron e scaldacollo, offerte dall'azienda Gartaria Lombardi. Grazie Mirella Marusic, a Gianni Fasani e a Federico Nassano. Scusateci, ma abbiamo veramente i minuti contati. E comunque complimenti per queste iniziative che contribuiranno a attivare senz'altro un flusso più che positivo, per esempio nei confronti delle popolazioni terremotate. Ci fermiamo per qualche istante, grazie tra poco gli ultimi ospiti. Ultimi ospiti in diretta per oggi alle 13:14 minuti, quindi siamo un po' di corsa, ma abbiamo veramente la possibilità di toccare un argomento che ci sta molto a cuore, quello legato alla produzione del latte, alle tradizioni contadine, e lo facciamo tornando indietro di qualche settimana, quando l'ADIAS, l'Associazione Diplomati dell'Istituto Agrario Stanga di Cremona, ha organizzato un convegno per mettere a confronto i due mondi, quello lombardo e quello emiliano. Abbiamo subito, vi presento la presidente dell'ADIAS, Daniela Maestrelli, buongiorno, e accanto a lei due dei relatori del convegno, il professor Bruno Battistotti, docente di microbiologia lattiero casearia dell'Università Cattolica di Piacenza e Cremona, e il dottor Giancarlo Balduzzi, agronomo e docente di scienze agrarie e tecniche delle produzioni all'ITAS Stanga di Cremona. E allora, perché avete pensato, Maestrelli, a questo confronto, no? Perché alla fine si tratta di superare il Po, e quindi si presume che almeno in certi ambiti, come quello contadino, come quello della produzione del latte e di altri prodotti, le situazioni siano molto simili. Invece ci sono differenze. Sono due prodotti profondamente differenti, ovviamente. La nostra scuola, il nostro istituto, ovviamente, essendo un istituto agrario, ha studenti sia da una parte che dall'altra dal Po. Sono due prodotti profondamente diversi e molto sentiti, e abbiamo pensato, nell'ambito delle varie iniziative, specie su un argomento così delicato come il latte, specie in questo periodo, e anche la presenza di tante autorità e tante persone ha dimostrato che è un argomento verso il quale c'è sempre molta attenzione. Ecco, mandiamo intanto le immagini di questo convegno che c'è stato appunto l'11 novembre scorso. C'è sempre molta attenzione e abbiamo pensato appunto che potesse essere anche accattivante, insomma, questo confronto. Ma una specie di gara avete fatto?
fatto? No, 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 nessuna gara, perché il sito sono... è meglio una cosa o meglio l'altra. No, due prodotti, ma lo diranno i professori che sono sicuramente allora, più qualificati di me. Battistotti, in particolare per quanto riguarda appunto le produzioni che ruotano attorno al latte, ecco, che cosa viene fuori? Qual è questo confronto tra la produzione lombarda e quella emiliana? Beh, noi dobbiamo dire che con riferimento all'Emilia, Piacenza si distingue un po' dal resto. Infatti è l'unica delle Emilie che produce grana padano come tutta l'area lungo Po in cui si trova Cremona. Quindi il confronto grana padano parmigiano reggiano diciamo che ci fa da leva per spiegare, certo, la differenza. Certo, insomma. E quindi è una differenza che è saltata fuori dal 1950 in poi, perché fino ad allora praticamente il grana padano che veniva prodotto era uguale in tutta l'area della pianura padana. E poi cosa è successo? E poi si sono staccate per le diverse caratteristiche dai terreni, per le caratteristiche aziendali, le due realtà sono state riconosciute, il grana padano come prodotto tipico e il parmigiano altrettanto come prodotto tipico, con caratteristiche produttive diverse. Dobbiamo dire che in questi 70 anni l'evoluzione dall'agricoltura ha determinato uno spostamento anche di queste caratteristiche che hanno portato, ad esempio, in questa realtà cremonese delle innovazioni soprattutto più forti per quanto riguarda l'alimentazione delle bovine, ad esempio l'introduzione degli insilati in grande quantità, trinciato di mais, che invece è stato vietato nell'area del parmigiano reggiano. E questo ha portato a distinguersi proprio le due produzioni e con apprezzamenti diversi. Dobbiamo altrettanto dire però che negli ultimi tempi anche nell'area del grana padano, nell'area cremonese, l'evoluzione ha portato a delle produzioni che hanno poco da invidiare alla produzione del parmigiano reggiano, e ci siamo quindi adeguati a quelle che sono le esigenze del consumatore per quanto riguarda soprattutto gli aspetti qualitativi. Ma dal punto di vista tecnico-scientifico, che poi è quello di cui si occupa lei, vogliamo ricordare che se diciamo la differenza è sostanziale, quindi diciamo dal punto di vista anche nutrizionale, o si limita solo ad una differenza di tipo organolettico? È di tipo organolettico. Ah, quindi è il sapore dal che cambia. Dal punto di vista nutrizionale la composizione è praticamente uguale. Allora, appunto, adesso noi abbiamo poco tempo, quindi dobbiamo passare al dottor Balduzzi, che invece durante il convegno, che voglio ricordarlo, era intitolato Di qua e di là dal Po, due mondi, due modi di produrre latte. Lei invece si è soffermato su quelle che sono le tradizioni contadine. Esatto, anche in considerazione del fatto che la data del convegno coincideva con l'11 novembre, San Martino. Giorno di San Martino, nella platea c'erano anche diversi giovani che molto probabilmente non hanno sempre dimestichezza con quelle che sono le ricorrenze delle tradizioni contadine, che sono ancora tradizioni molto molto attuali. E anche quelle cambiano di qua di là dal Po? No, generalmente sono uguali, perché la sofferenza diciamo legata a San Martino era la stessa. Esatto. L'11 novembre è ancora oggi considerato un po' uno spartiacque tra il termine di un'annata agraria e l'inizio di quella successiva. È la data in cui così si stipulano il maggior numero di contratti agrari fra proprietari ovviamente affittuari. Ancora oggi l'11 novembre ricorre anche sui contratti nel cessare un'attività, anche se per nostra fortuna e per fortuna soprattutto degli imprenditori non c'è più quella così definizione proprio storica del San Martino, dove l'11 è visto tante volte come uno spauracchio. Oggi per nostra fortuna ci sono leggi che consentono anche contratti in deroga, quindi stipulati tra le parti in un modo un po' più elastico rispetto al passato, quando magari anche una piccola mancanza, se possiamo così chiamarla, dell'affittuario poteva corrispondere alla fine dell'annata agraria a una cessazione immediata del contratto. Testimone anche il film L'albero degli zoccoli, dove appunto uno di questi fittabili, tagliando un albero all'insaputa del proprietario senza la sua autorizzazione, si è giocato purtroppo la continuità dell'affittanza. Insomma, il film di Olmi dovrebbe essere veramente un must in tutte le scuole, esatto, per ritornare a quell'epoca. Rappresenta però un punto di partenza dei nostri antenati, che ci hanno dato quella che è l'agricoltura attuale, che non è nata così per caso, ma deriva da tanti sacrifici, tanti valori che hanno trasmesso, e grazie ovviamente all'innovazione tecnologica che poi ha consentito di avere quell'agricoltura che i nostri giovani vivono, vedono oggi e sanno poi produrre.
protagoniste nel futuro delle loro attività professionali. Ecco, un flash per entrambi i nostri ospiti. Allora, questo confronto a distanza, ma nemmeno troppo, tra Emilia, tra Emilia e Lombardia, alla fine vuol dire che tipo di evoluzione potrà avere in futuro, professore? Una si avvicinerà all'altra? Sì, sono già molto vicine in realtà, perché le dimensioni aziendali nella pianura padana sono già notevolmente migliorate negli ultimi 10-20 anni, c'è stato un raccorpamento. Le aziende del Cremonese sono già grandi, di là si stanno raccorpando. C'è una evoluzione anche nell'alimentazione delle bovine, negli allevamenti, nella produttività aziendale, certamente una rincorsa praticamente, che però non sarà mai una sovrapposizione, perché nel momento in cui le aziende del Parmigiano Reggiano si dovessero sovrapporre come caratteristica a quell'altre, avrebbero la loro fine, perché i costi di produzione sono molto alti. Un flash di 2 secondi, Maestrelli, sì. Prossimo appuntamento con Prossimo Agnes. Appuntamento sarà l'8 di febbraio, un convegno dal titolo ancora da definire, ma in anteprima possiamo dire che riguarderà le innovazioni in agricoltura. Principale relatore sarà il professor Cattivelli e non mancheranno. Allora, da San Martino alle innovazioni. Esattamente. Insomma. Grazie a Daniela Maestrelli, a Giancarlo Balduzzi e a Bruno Battistotti. Scusate, grazie. Oggi veramente tempi limitati. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buon weekend e ci vediamo in diretta di nuovo lunedì. Ciao. Grazie.